Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nerven lagen blank hier beim EFE Nationenpreis der Children in Lambrechtshausen. Es war fast schon der Sieg ausgemacht nach der ersten Runde. Denn das tschechische Team ging mit 0 Straffehlerpunkten in die zweite Runde. Und dann kam das große Desaster. Leider für das Team von Zdeněk Ziller mit 2 Reitern, die eliminiert wurden aufgrund von Sturz, ist das tschechische Team ganz nach hinten gefallen. Profitiert haben davon einmal mehr die Italiener. Und hier das siegreiche Team im FI Nationenpreis der Children in Lambrechtshausen, das Team Italien. Komplimente, ragazzi. Fatto buona coordinazione. Martina, la terza volta siamo qua per un'intervista. Oggi 8 per l'Italia, il primo giro con California Blu. Per me una piccola sorpresa. Cosa pensavo dopo il primo giro? Io ero molto dispiaciuta perché non me lo aspettavo, però avevo comunque il mio istruttore che mi ha consolato e quindi mi è passato abbastanza in fretta. Ma il secondo giro è fatto netto, senza problemi? Sì, mi è venuto molto più facile perché ero più tranquilla. Laura, sei partita come secondo binomio, come è stato oggi? Molto bene perché sono partita con 1-0 e anch'io non me lo aspettavo, quindi sono molto felice. Questa è la tua prima coppa? Sì, è la mia prima coppa, quindi ero anche molto agitata. Super, grazie, complimenti. Vittoria! Come è andato il primo giro? Il primo giro bene, la cavalla saltava bene, io potevo evitare un errore e basta, sono contenta della cavalla. Ho mandato una cavalla italiana, una figlia di Silvio 1. Perché lei ha saltato veramente bene. E dopo tu hai passato qua a tavoli di giudici, girato a destra, nella doppia gamba, cosa è successo? È successo che lei voleva partire, io ho rimesso la mano e si è trovata in contrasto, ha provato ad andare di là, però io sono andata avanti e sono cascata. Questo capita. Ma per il Gran Premio sei ancora in forma? Sì, ci spero di rimediare agli errori che ho fatto oggi. Penso sicuramente sei in forma domenica. Francesco. Ah, oh, Lorenzo Corretto, fatto con 3 ragazze la coppa, è stato fortunato con 3 ragazze? Sono stato molto fortunato, sì. Anche belle. Anche belle. Lorenzo, tu hai fatto doppia 0. Cosa è il tuo pensiero del concorso di Franz Madl? Penso che sia stato bellissimo perché comunque è il mio primo doppio 0 in coppa, anche se ho fatto l'anno scorso un po' di coppe, però sono veramente felice perché comunque la cavalla mi ha aiutato tantissimo, anche il primo giro che non ho montato super è stata bravissima anche lei. Ok, grazie mille per la squadra azzurra, per gli italiani, complimenti a tutti quanti per questa coppa di nazioni. Bocca al lupo anche per il Gran Premio. Grazie.